Siamo a Teano, in questo affascinante, chiamiamolo borgo di Teano, via Porta Roma, in questo locale che è altrettanto affascinante, in compagnia di Loretta Guadagno, una vera e autentica maestra del tatuaggio artistico. Ma ci spieghi cosa significa il tatuaggio artistico? Qual è la differenza del tatuaggio artistico e del tatuaggio, quello che riteniamo normale? Beh, il tatuaggio artistico non è nient'altro che disegnare un qualche cosa e lasciare sulla pelle, lasciando uno stile che ti rappresenta, e, cioè lasci un qualche cosa di diverso, non è un copia e incolla, ma è un disegno realizzato da me in modo diventa autentico, cioè, e poi non vengono mai ripetuti. Cioè, quindi diciamo io vengo da lei, dico voglio questo tipo di tatuaggio e lei lo... Io lo elaboro, lo lavoro, lo disegno e lo creo e glielo dato, cioè, in base al racconto che mi fanno, perché ogni persona ha una storia di un tatuaggio. Quando vengono da me perché c'è un momento della vita che qualsiasi cosa, cioè, non lo so come ci sono dei motivi che vengono per un tatuaggio, allora la loro storia io riesco a disegnare quello che loro vogliono. Diciamo che un tatuaggio è un po' un marchiare nel tempo, fermare nel tempo, sì, qualcosa di qualche personale. Cosa di personale, che ci sono dei motivi che loro vogliono questo tatuaggio, perché gli un ricordo, un qualsiasi cosa. Noi vediamo, specialmente in quest'ultimo periodo, c'è una grande moda dei tatuaggi, ragazzi, ma anche i meno ragazzi, anche quelli che non sono giovani. Però spesso sentiamo dai mass media dei cattivi maestri, perché non tutti sono come lei. Quindi se vogliamo dare un consiglio per chi vuole farsi il tatuaggio per la prima volta, cosa deve seguire? Bisogna andare da un professionista. Perché il professionista, il fatto che comunque ha studiato comunque il corpo umano. Come faccio a individuare che sto a avere a che fare con un professionista? Beh, un professionista ha uno studio. E, già nel momento che entri in uno studio vedi già come è predisposto questo studio. La pulizia, l'igiene, sono tanti i fattori. Invece un abusivo non sappiamo se è stato in una camera da letto oppure in una cucina, che comunque ci sono i batteri, ci sono i virus che a contatto con la pelle ci può stare un'allergia, un'infiammazione, un qualsiasi cosa. Anche può succedere pure che si sentono male. Mi è capitato che sono svenute delle persone. Bisogna sapere anche intervenire quando... Bisogna guardare l'igiene, perché ci sono le malattie, c'è l'epatite, l'HIV, si va incontro a malattie, cioè qualsiasi... Bisogna avere una zona pulita, sterile, monouso, in modo che una corretta prevenzione non succeda nulla, ecco. Comunque vengono controllati dopo il tatuaggio, dopo 40 giorni vengono, io li ricontrollo tutti, sono presente come posso dire? Cioè che si segue tutto l'iter, diciamo, non è che si viene, si fa il tatuaggio e si va via. No, vengono seguiti giorno per giorno, qualsiasi cosa, nei miei contatti mi chiamano per qualsiasi problema, qualsiasi, anche un semplice prurito. Allora io gli do le risposte giuste e si tranquillizzano, ecco, perché bisogna anche tranquillizzarli, perché il primo tatuaggio non hanno paura che qualcosa non va, e allora sto lì a tranquillizzarli pure, ecco. È una cosa che mi incuriosisce proprio a me personalmente, perché il tatuaggio non è solo quello che noi siamo abituati a sapere, cioè quell'immagine che viene impressa sul proprio corpo, ma c'è anche un altro tipo di tatuaggio, sì, che può essere... C'è un altro tipo di tatuaggio che vengono eseguiti con pigmenti diversi. I pigmenti diversi sono vegetali, sono organici. A contatto con la pelle non creano allergie e nulla di tutto ciò. Quindi sono anche un po' delle correzioni delle labbra. Sì, sono permanenti e si va a lavorare proprio sul viso, sopracciglia, labbra, per persone che hanno fatto una chemioterapia, non hanno più le sopracciglia o una alopecia, oppure il contorno labbra, che si va a definire
un ottimo, cioè un buon contorno labbra, perché hanno delle labbra piccoline, una bocca piccolina, e si va ad aggiustare. E quindi questo diciamo che è anche in collaborazione con un medico? No, quello è il paramedicale, sì. Quello lì invece è una ricostruzione dell'areola mammaria, che si lavora in equipo con il medico, l'oncologo, e la quarta figura che viene dopo i medici. Bisogna seguirla comunque con i medici, perché devono passare 2 anni. Allora si va a ricostruire l'areola mammaria, e almeno dare un po' di senso a queste persone che si vedono leggermente diverse, e il trauma lo... Certo.